a che fare con questi zingari di merda. Non è che sono razzista, ma mi hanno fatto diventare. Mi hanno rubato un sacco di cose. Da quanto tempo state qua? Soltanto 8 anni. Soltanto 8 anni? Ma avevi una tua attività prima? Prima lavoravo con quelli delle giostre, prima ancora andavo imbarcato. Poi? Poi imbarcato mi sono rotta una gamba. E quindi non potevi andare più? Non potevo andare più. Queste delle giostre ho avuto un infortunio grave. Non mi hanno denunciato. Dicevano che stavo assicurato, invece no, sto in causa. Ma quanti anni? Quanti anni c'ho? 59. Dall'altra parte, c'è il muretto che hanno fatto i percop. Proprio per non farli passare, che venivano a rubare i percop. Che io già ho i miei problemi qua. Che loro fanno i fatti, la polizia viene a accusare a me che sei andato a rubare. Cioè li hai denunciati il furto sì, del gruppo elettrogeno? Gruppo elettrogeno, ferri, a me mi hanno portato via un 7-8 mila euro di materiale, diciamo. Che ti serve assolutamente per lavorare? Che mi serviva per lavorare. I zingari sono zingari, una condotta di vita non ce l'hanno. Loro fanno quello che capita, basta che hanno soldi in tasca. Così cercano la carità dei semafori, mamma mia. C'ho pure vergogna quando mi cercano che non posso dare, c'ho pure vergogna. Eppure che tu non ne avresti bisogno. Eppure ne avresti bisogno. Io non ho bisogno di niente, a me mi bastano queste. Le mani. Queste e il fatto che mi lasciano lavorare. Io purtroppo sono costretto a lavorare in nero. Quello è l'unico difetto che ho io. Con questa brutta faccia tu lo faresti entrare dentro casa tua. Perché no? Sei così simpatico. Vabbè, adesso che ci stai parlando, se mi vedi da lontano hai paura. Come fanno gli altri, almeno così penso io. Molto importante. Ma fammi vedere. Mi dai il tempo di finire di vestire? Va. Volete un caffè? No, grazie, caro. Tranquillo. Sicuro? Sicuro al 100%. Dacci una mano. Mi schifi. È lì dentro che stanno. Però allora, non ti consiglio di andare così. Ma perché? Quello non è gente come noi. Non ti consiglio di andare così. Li hanno sgomberati, hanno detto. Non li hanno sgomberati, agli zingari non li sgombri facilmente, a meno che non li pigli e non li porti alla frontiera, allora sì. E c'è l'altro campo dentro la clinica San nascosto. Qua come scansi gli occhi, qua ti sparisce tutto, senti a me. Non vi voglio aiutare, solamente esclusivamente per questo fatto. A me mi hanno rubato una macchina, gliel'ho vista in mano. Vedi i danni che ho subito io, con le denunce ai carabinieri. Cioè, tutte le denunce. Nessuno che mi ha mai aiutato. E in che senso vengono a romperti le scatole? Cioè, chi sei? Cosa sei? Sei uno zingaro? Dove stanno i campi? Le stesse cose che mi avete detto voi, gliel'ho detto anche. Vengono a chiederti informazioni. Io non mi posso mettere contro chi. Chi diciamo mi vengono a danneggiare a me. Se mi danneggiano di più, io come devo fare a vivere? Creare un bagno, farlo completo. Installare i sanitari. Installare tutto, mettere piastrella, pavimento e tutto. Quando ti viene a costare? Ma che ne so, economico, 5.000 euro. Io non ho preso neanche 500 euro. Ma perché si fanno scudo del fatto che tu lavori a nero e quindi non puoi neanche denunciarli? No, hai visto che ci sei arrivato da solo. E magari sono professionisti che ti fanno lavorare, no? Hai capito come sto io? E non rubo niente a nessuno, quello è il bello. No, ti chiudono, non ti fanno arrivare da loro. E se arrivi da loro, se i cani non ti hanno mangiato prima. Quindi non è una leggenda quella che hanno i cani? Sì, mia moglie, se vedi, c'ha la gamba da dietro tutta mossa. Io qua al momento gli stavo picchiando 3 o 4 di loro. Non mi mettete a me in mezzo, sennò viene la polizia, le cose. Siccome questo campino io l'ho comprato, è vero, però non c'ha targhe, era i campini degli ex, quelli là che stavano all'aeroporto. Ah, di Palese, dei rifugiati di Palese. Quindi quella era roulotte, una di quelle. Una di quelle, io l'ho comprato da un garage che adesso ha chiuso. Io non pretendo la casa, pretendo di stare tranquillo, di non avere di non essere rotte di palle. Cioè non ho io esco non ho mi date la casa, però almeno non venite a rompermi le palle. Io esco fuori a lavorare, quella povera rimane da sola in casa. Che succede? Ma ho reso l'idea. No. Quelli mica sono come noi che rispettano la roba degli altri. Adesso questi bastardi ancora peggio, perché loro si comportano in una certa maniera con le donne, nella vita.
e pretendono che gli altri devono... A me di voi non mi interessa niente, basta che mi lasciate in pace, a me e la mia famiglia. È capitato qualche volta che ti abbia chiamato col cellulare per dirti stanno gli, i rom, ci stanno aggredendo? Sì. E quando sono arrivato mi hanno visto da lontano, sono scappati da sopra la ferrovia, se ne sono andati dall'altra parte. Ma pure i carabinieri, polizie, vigili urbani. Che è successo? A mia moglie, no? Che è successo? Niente, volevano sapere chi sono, dove sta il campo dei rom. L'hai mandata a quel paese? A voglia! Io sono italiano. Basta. Chiuso il discorso. Sono italiano e ci tengo all'Italia. Basta. Nonostante l'Italia forse non tenga molto a te. Io ho girato il mondo sul vero senso della parola. Poi con questi zingari qua sono stato in Israele, in Grecia. Con le giostre. Con le giostre. Vuol dire tanto girare il mondo. Ecco perché amo la mia Italia. Non è che ho paura di loro. Paura di andare a finire in galera per colpa loro. Perché se a volte ti viene di reagire? Di... No, io reagisco. Io li picco e lo scatto. Avevo il pastore tedesco, l'altro, che mi hanno rubato. In base a quel pastore tedesco, mia moglie l'aveva visto nel loro campo. Il mo mi devo te, è bello a fare discussione. Però il cane non te l'hanno più dato? No. C'ho tre cani che mi hanno rubato. E questa è la tua casa? Sì, questa è la mia casa. Questo è l'altro, questo è il mio letto, che altro ti devo dire? Queste sono tutte cose che ho trovato, ho riparato, funziona. Ti sei messo in casa? E mi sono messo in casa perché io non vendo le cose che trovo per terra, me le aggiusto e me le tengo per me. Lì sopra ho trovato una cinepresa, una macchina fotografica, una cosa, l'ho aggiustata, stanno là. E funzionano. Funziona, allora se escono da mano a me funziona tutto, stai tranquillo. Questa è la vita che tu cerchi di difendere e chiedi semplicemente che non ti si dia fastidio, anzi che... Che vengo accettato che sto qua, almeno per i documenti. Potessi dire una cosa adesso al sindaco di Bari, ad Antonio De Caro, che cosa diresti? Di farmi avere la residenza qua. Mi fa uscire anche del lavoro, lo accetto volentieri. Non ti rifiuti di farmi rifiuto qualsiasi tipo di lavoro, fuorché andare a rubare.